gli ombrelli aperti e l'acqua che viene giù. La pioggia non ha fermato il popolo dei comics e nessuno d'altra parte se lo aspettava. Anche nell'ultimo giorno della manifestazione c'è stata folla in città. I cosplayer non hanno rinunciato alla passeggiata e alle foto di rito e gli appassionati per l'ultima volta si sono messi ordinatamente in coda per entrare negli stand. Qui siamo in Piazza Napoleone, dove c'era la fila per entrare nel padiglione, la prefila per accedere alla piazza e la prefila della prefila pochi metri più in là, in via Vittorio Emanuele. D'altra parte non ci sono molti altri modi per limitare gli assembramenti in funzione anti-Covid. La situazione in città è stata comunque tenuta sotto osservazione delle forze dell'ordine, in particolare nelle zone centrali, Piazza Napoleone e Piazza San Michele. Per quanto riguarda la viabilità, ci sono stati inevitabili rallentamenti a fine giornata in occasione della chiusura del festival, anche a causa della pioggia. Sotto pressione in particolare la zona della stazione, dove sono confluiti i visitatori che erano arrivati in treno. Segnalate anche diverse auto in sosta fuori dagli stalli, sulla circonvallazione in Piazzale Italia e nei pressi del Polo Fiere in via di Vitricaia, ma niente di paragonabile alle edizioni pre-pandemia.